Allora oggi Davide, questa barriera l'abbiamo abbattuta tutti assieme, per te e tutti quelli come te che ogni giorno lottano per l'affermazione dei propri diritti. Quindi grazie per questa testimonianza che oggi ci offri. Allora, oggi per me è un giorno memorabile ed emozionante. Presiedere per la prima volta davanti a delle cariche istituzionali e affrontare un tema che oggigiorno è ancora tabù è davvero importante. Poter raccontare di me e far capire quanto ancora in Italia c'è da lavorare. La discriminazione, che sia per la propria identità, per il proprio orientamento sessuale, per il colore della pelle o per la propria religione, è una diversificazione che esclude l'inclusione e il riconoscimento delle varie dignità e disparità di trattamento, in spregio ai fondamentali principi di uguaglianza sociale e politica, per cui una persona viene ingiustificatamente trattata in modo diverso, esclusa da un servizio o da un'opportunità, un lavoro, una casa, una prestazione sociale, sanitaria, un mezzo di trasporto pubblico. Chi è vittima di discriminazione spesso non è tutelato dallo Stato, che non dà la giusta importanza all'accaduto e non offre servizi per poter intervenire in supporto di chi è costretto a subire ingiustizie e angherie. E io posso testimoniare tutto ciò. Sono anni che aspetto giustizia da varie violenze subite e anche denunciate, una tra le quali mi ha costretto a scappare da casa. E andare a vivere a Napoli. Per tale motivo spesso chi subisce una discriminazione resta in silenzio e non si chiama il fatto. Questo accade poiché talvolta l'episodio non viene riconosciuto come discriminatorio, ma viene considerato normale. Altre volte la discriminazione viene riconosciuta, ma la persona prova vergogna, paura e teme di subire ritorsioni, oppure ancora non sa a chi rivolgersi. Ecco che il silenzio diventa sofferenza. Mi sono chiesto cosa ho fatto io per creare una società migliore, quale contributo ho dato, fino a che punto posso ritenermi estraneo al male che si muove nel mondo. Non fare del male è sufficiente, oppure occorre anche spendersi attivamente per cambiare le cose. Questo libro, scritto dal mio caro amico, ormai lo definisco così, Domenico, è stato un tentativo di rispondere e di dare il mio contributo. Di rispondere a chi per anni mi ha deriso, mi ha picchiato, ma soprattutto ha reso fragile la mia mente, subendo. Questo libro nasce per parlare di uguaglianza, libertà e rispetto dell'alterità, temi per i quali mi batto principalmente come persona e poi come attivista. Viviamo tempi duri nei quali molti diritti acquisiti, in primis quelli della comunità LGBTQI+, sembrano essere messi in discussione. Per questo credo che offrire ai lettori la mia storia, il mio contributo da vittima di bullismo e discriminazione e alla ricerca del proprio posto nel mondo e della propria felicità possa aiutare la riflessione pubblica e il dibattito sociale. L'intento che ha animato la scelta di raccontare la mia vita è quello di dire a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze omosessuali che stanno vivendo momenti difficili, di non arrendersi, di continuare a coltivare la speranza, perché non sono soli e la felicità può davvero arrivare. Un passaggio fondamentale è quello delle scuole, portare questa storia ai ragazzi proprio lì dove spesso maturano forme di bullismo e dinamiche pericolose. Ha un significato molto importante per me, vuol dire spendersi in prima persona e toccare con mano la possibilità del cambiamento e della speranza. Sentir parlare ancora di omofobia fa paura, leggere le coppie gay che sono oggetto di minacce e di scherno fa paura, perché siamo di fronte a un fenomeno, quello dell'omofobia, che degenera nella rabbia verso chi si considera diverso da noi. L'omofobia è figlia dell'ignoranza, della stupidità umana, dell'incapacità di accettare che l'amore ha forme diverse di espressione e nessuna di queste può essere oggetto di schermo. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a violenza e aggressione nei confronti di giovani coppie. Il motivo? Perché il loro amore non rientra in quel becero conformismo dettato dalla norma e dalla consuetudine. Perché non hanno paura di mostrarsi al mondo per quel miracolo unico che è l'amore, in tutte le sue forme che lo rappresenta. L'omofobia, l'intolleranza, la rabbia, l'ignoranza, in qualunque forma che si palesi, lascia delle cicatrici enormi nell'anima, che sono quelle più profonde e spesso difficili da guarire. E ferisce una società spesso capace di dirci civile a parole,
ma incapace di accettare, condividere e capire. Scoprire chi è altro da noi potrebbe aiutarci ad uscire da quella gabbia di odio e stupidità che continuiamo a serpeggiare con il loro veleno, distruggendo la bellezza dell'amore, soprattutto quello più innocente. Che porta con sé. Non so quale sia il modo giusto di amare, ma so che l'amore in qualunque forma si manifesti è la forza più bella, l'unica capace di rivoluzionare davvero il mondo. Le parole hanno un peso. Quanto fa male sentirsi essere chiamato frode, ricciolo per anni, o quanto continua a fare male in tante altre persone che per questo si sono tolte la vita. Quanti gesti di violenza hanno fatto soffrire e stanno continuando a far soffrire molti giovani. Quanti accaduti hanno estremamente stravolto la vita in negativo di tanta gente. Perché diciamocela tutta, c'è chi dice è facile dire lasciali parlare, ridici sopra. C'è chi è stato forte a familiarizzare con queste parole, ma molti non ce la fanno proprio. Molte parole fanno male, perché ogni parola ha un'intenzione diversa. Mi chiedo perché, nonostante la mia forza di combattere, ho dovuto lasciare la mia terra, poiché minacciato, insultato e anche picchiato. Mi chiedo come mai ho deciso di... Mi chiedo come mai uscire di casa debba essere un problema, o per me quasi un'ansia. Purtroppo porto cicatrici indelebili e ancora oggi sto combattendo la depressione. Oggi mi sento una nullità ad aver abbandonato la mia forza, perché la legge ha deciso di non tutelarmi. Tempi lunghi, troppo lunghi. D'altra parte è stata l'unica soluzione di trovarmi in una città dove non pensavo mai di dover vivere. Di aver trovato un lavoro dove vengo accettato per quello che sono, ma soprattutto di aver trovato una famiglia sul posto di lavoro dove passo la mia giornata.